Lavoro, troppe volte far incontrare domande e offerte è difficile, anche a Cremona, dove le difficoltà maggiori si sono riscontrate nel trovare artigiani e operai specializzati in metalmeccanica ed elettronica. A rivelarlo è stata l'apposita elaborazione messa a punto dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, elaborazione secondo cui in Lombardia è stato difficile trovare i candidati giusti nel 28% dei casi, soprattutto specialisti in scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali, artigiani e operai specializzati. In provincia di Cremona, sui 16.970 ingressi nel mondo del lavoro verificatisi nel 2018, si sono riscontrate difficoltà nel reperire le competenze necessarie in ben 4.760 casi, con una percentuale assolutamente in linea con quella regionale, 28%. In particolare, problemi si sono avuti in 55,6 casi ogni 100 nel trovare artigiani operai specializzati in metalmeccanica ed elettronica, settore che incide per ben il 9,5% sul totale del mondo del lavoro provinciale. 900 assunzioni su un totale di 1.620 non sono state per niente scontate, né semplici da effettuare. Ma nel cremonese, oltre la metà delle assunzioni sono state difficili nel caso di operai specializzati in meccanica di precisione, stampe artigiani artistici, professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e produttivo, amministratori e direttori di grandi aziende, responsabili di piccole aziende, specialisti in scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali, ingegneri, architetti e specialisti nelle scienze della vita. Insomma, giovani, nel caso steste programmando il vostro futuro, sapete come orientarvi. Anche Codacons Cremona è intervenuto in merito al provvedimento con cui l'autorità garante per la concorrenza e il mercato ha sanzionato Costa Crociere nei giorni scorsi per un viaggio in Madagascar decisamente sfortunato. A comunicarlo è stato il Codacons stesso in una propria nota. Che cosa è successo? Tempo fa il Ministero della Salute aveva allertato circa la presenza di un'epidemia di peste nel paese malgascio, eppure Costa avrebbe continuato a vendere due crociere con quella destinazione. Solo in prossimità alla partenza Costa avrebbe informato i passeggeri della situazione sanitaria, modificando però unilateralmente le condizioni di viaggio, senza riconoscere ai passeggeri né il diritto di recesso dal contratto stipulato né una riduzione del prezzo. L'autorità garante per la concorrenza e il mercato ha pertanto ravvisato nella condotta della compagnia di crociere una pratica commerciale scorretta e l'ha sanzionata per 2 milioni di euro. Secondo lo sportello turismo di Codacons Cremona si tratta di un'ottima notizia per i consumatori che ora potranno agire nei confronti di Costa per ottenere la giusta tutela dei propri diritti.